Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di 5 minuti in cucina offerta da Special Food. Quest'oggi faremo una torta per un compleanno, per l'esattezza per il mio compleanno. Faremo una classica torta abruzzese, la pizza dolce o pizza dolce, che non è altro che una torta di pan di Spagna a strati con la crema normale, crema al cioccolato e rivestita da una crema di cioccolato. Il pan di Spagna ovviamente bagnato al rum, al succo di frutta, alla creola, come volete. Queste sono le dosi per il pan di Spagna. Adesso facciamo il pan di Spagna subito. Io già ho diviso l'albume delle uova qua. Se alzi un attimo la telecamera, per favore, grazie. Dai tuorli, che sono qua. Ok? Adesso andremo a montare i nostri albumi a neve. La prima... E poi una bustina di lievito o crema tartaro. Montando andiamo a aggiungere lo zucchero e la farina. Quindi non ho acceso la mia super lampada. Questo è porta fortuna. Questo è il nuovo entrato in cucina, Chef Peppino, tiene il tempo sul forno, è fantastico. Allora, una volta montato i tuorli con lo zucchero e la farina e un po' di albume già montato, tiriamo via lo sbattitore e proseguiamo con una spatola. Andiamo a mettere il restante albume montato dentro, mescolando da sotto a sopra, giusto per non farlo smontare. Piccolo segreto, prima di montare gli albumi a neve, li ho messi 2 minuti in frigorifero, così che... Vabbè che le uova erano già in frigorifero, però facendo così prende ancora più freddo e si montano meglio. Eccoci qua, una volta amalgamato il tutto, se alzi la telecamera lo fai vedere, lo andremo a mettere in una teglia a cerniera imburrata e infarinata e poi lo mettiamo in forno a 150 gradi per circa 50 minuti. Il forno già l'ho preriscaldato, è una cosa importante perché il pan di Spagna non deve perdere temperatura dentro il forno. Allora, Chef Peppino, hai preso il tempo? Sì? Ok, andiamo. Ah, eccoci qua. Mentre il pan di Spagna è in forno, sto facendo la crema. La crema poi, una volta fatta e raffreddata, la divideremo in due parti e una parte ci metteremo il cacao. Ricordatevi che la parte dove metteremo il cacao deve essere un po' di più di crema perché deve ricoprire anche la torta nella parte esterna. Poi dopo metteremo la granella, le guarnizioni, ma ve lo spiegherò dopo. Allora, innanzitutto questa è la razione per mezzo litro di crema. Ovviamente ho preparato nell'impastatrice i 6 tuorli d'uovo, uno mi si è rotto, poi vado a metterci una scorza di limone. Ok,
Allora ragazzi, mentre stanno montando le uova aggiungo lo zucchero. 2 cucchiai per uovo, sono 6 uova, andrebbero 12 cucchiai, però siccome lo voglio fare meno dolce faccio 9 cucchiai. Dobbiamo aggiungere la farina. La farina 1 cucchiaio ogni tuorlo, sono 6 tuorli 6 cucchiai. Quindi adesso andiamo ad aggiungere il nostro latte a filo. Allora, una volta amalgamato il tutto lo passiamo sul fuoco per cuocere la nostra crema. Nel momento che accendiamo il fuoco dobbiamo sempre girare. La crema è cotta, ve ne accorgerete quando inizia a diventare lucida e densa. Qua la crema si è addensata. Vediamo quando la crema è fredda, così la divido, faccio la cioccolata e guarniamo la nostra torta. Ok ragazzi, la cucina è sperimentazione. Come ho detto l'altra volta, l'ho separata quando la crema era fredda e ho aggiunto il cioccolato, però ho notato che si slega un po' il cacao dalla crema. Allora adesso voglio provare, appena l'ho levata dal fuoco, l'ho già divisa, aggiungo il cacao e faccio la mia crema al cacao. Dici, moglie, ce ne va un altro po' di cacao, lo facciamo più scuro? Va bene così? Sì. Ci vediamo quando farcisco la torta. Ciao, a crema fredda. Ciao. Buonasera. Allora, ho aspettato che si è raffreddato il tutto, il nostro pan di Spagna, le 2 creme, e adesso andiamo a comporre il tutto. Per prima cosa ho diviso in 2 il pan di Spagna. Adesso andremo a preparare le creme e aggiungo alle creme 200 ml di panna montata opla, oltre a essere senza glutine è anche senza lattosio. Facciamo 200 perché 100 nella crema normale e 100 in quella al cioccolato. Eccoci qua. Allora, una volta montata la panna l'ho aggiunta sia alla crema normale mescolandola che alla crema al cioccolato. Ok, frutti rossi, qua i frutti rossi, ovviamente anche questo è senza glutine. Ci mettiamo Bacardi. Ecco qua. E andiamo a bagnare il nostro pan di Spagna. Poi io lo faccio col cucchiaino, poi ci sta chi lo mette a bagno proprio su un piano. Io lo faccio sul cucchiaino, così ci faccio scendere delle gocce al tempo di assorbirlo e non diventa troppo pesante. Allora, una volta bagnata il pan di Spagna con il rum e il succo di frutta, con l'aiuto di una siringa andremo a mettere la nostra crema. Allora, adesso ho completato il primo strato di crema con l'aiuto della siringa.
Ho bagnato anche l'interno della parte superiore della, e l'ho ricomposta, l'ho messa nella tortiera dove andrà conservata nel frigo e adesso con la crema al cioccolato andremo a rivestirla fuori, sempre con l'ausilio della siringa. Ok, eccoci qua. Fatto anche il rivestimento fuori della torta con la crema di cioccolato più panna. Adesso il tocco finale, granelle di nocciola. Ciao a tutti da Special Food.